Mister, non siete riusciti a ripetere il buon pareggio contro il Via dell'Acciaio. Cosa non le è piaciuto oggi dei suoi ragazzi? No, lo spirito è quello giusto. Abbiamo incontrato una squadra forte, i due errori ci hanno punito e abbiamo perso la partita. Però siamo stati in campo, quindi sono contento. Il penultimo posto rimane ancora distante, voi credete ancora? Poi ci crediamo fino alla fine, finché la matematica non ci condanna, ci proviamo. Diamo il massimo partita per partita e vediamo cosa riusciamo a fare. Intanto hanno esordito già la seconda domenica due ragazzi del 2000 e sono importanti anche queste cose per la società. Da cosa dovete ripartire contro il vecchio Castagna, la prossima partita? Beh, è uno scontro diretto dalle cose positive.